Faranno di tutto per fermare questa riforma, ma alla fine arriverà da voi, in un referendum confermativo in cui saranno gli italiani a dirci che cosa pensano tra la possibilità che siano loro a scegliere, come accade qui nella regione Sardegna direttamente da chi farsi rappresentare, piuttosto che continuare a farlo fare ai partiti dentro al palazzo che costruiscono governi che nessuno ha scelto per programmi che nessuno ha votato. Ce lo direte voi e io sono certa che l'Italia sappia da che parte stare. Dicevo, chiaramente, dalla mia, grazie amore, ti voglio bene. Io penso davvero che se noi riusciamo a fare una riforma del genere, lo dico scherzando, poi posso smettere di fare questo lavoro, no? Nel senso che questo lo decide, guarda, ricordatevi, questo lo decidete sempre solo voi. Questo lo decidete sempre solo voi, finché ci siete voi io ci sono. Quando non ci sarete più voi nessuno mi dovrà chiedere di farmi da parte. Nessuno. Io faccio i sacrifici che faccio solo fin quando ci siete voi, del resto non mi interessa niente, possono attaccarmi quanto vogliono, se ci siete voi. Però dicevo, mi piacerebbe davvero lasciare come eredità a questa nazione la credibilità che troppo spesso le è mancata, la serietà che troppo spesso le è mancata, l'orgoglio che troppo spesso le è mancato. E passa da questo, rimettere il boccino in mano ai suoi cittadini che scelgono sempre meglio di tutti.